seguite anche sui social network. A dopo. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti anche oggi numerosi. Io sono Libera, mi occupo di HR all'interno di SIT e oggi lascerò la parola a Elisa e a Sara, che sono delle mie due care colleghe, tutte e due, due ruoli in questo momento area R&D, ruoli di natura sostanzialmente diversa. Elisa è anche una seniority diversa, è entrata in azienda l'anno scorso, quindi ci introdurrà il suo primo anno di professionalizzazione in SIT, e invece Sara ha una storia, una seniority un po' più lunga, e ci introdurrà invece il suo percorso di esperienza, il suo percorso professionale in generale e in SIT in particolare. Lascio a loro la parola per non rubare tempo. Siete numerosi anche nelle curiosità, nelle domande. Siamo qui per rispondervi e per far fronte alle vostre curiosità. Elisa? Oh, grazie Libera, buongiorno a tutti. Io adesso procederò a farvi vedere una breve presentazione su SIT e la mia esperienza in SIT. Allora, una breve presentazione di me. Mi chiamo Elisa Poffe, ho 26 anni e ho studiato presso l'Università degli Studi di Padova chimica, prima una laurea triennale e poi la laurea magistrale in chimica. Subito dopo la laurea, parlo di un paio di mesi dopo la laurea, durante un Career Day, quindi un evento simile a questo, durante l'università aperta, sempre a Padova, ho conosciuto la realtà SIT, che mi ha, introdotta al mondo SIT. Quindi questo è successo a settembre 2019, quando sono entrata a far parte di questa azienda. Cos'è SIT? SIT è una realtà che si occupa di dispositivi per l'alto rendimento degli apparecchi a gas, la loro sicurezza e la misura dei consumi di gas. In particolare, ci sono due divisioni in SIT, una di heating e una di metering. Io faccio parte della prima, quindi della divisione heating, che si occupa appunto di sistemi per apparecchi a gas. In particolare, il mio ruolo in SIT rientra in quello che è l'area di Innovation and New Product Introduction, di cui fanno parte la progettazione meccanica e elettronica, il mio laboratorio di test and validation su prodotti ideati all'interno dello stesso R&D, la documentazione tecnica e l'intellectual project management, che si occupa di patent. Il laboratorio test and validation è costituito da un sacco di figure professionali molto diverse tra loro, tra cui ingegneri meccanici, ingegneri chimici, aerospaziali, stessi chimici, fisici e anche astronomi. E l'insieme di queste diverse competenze arricchisce un sacco quello che è il lavoro e l'interplay tra tutti noi. Quando si parla di heating, cosa si intende? Il riscaldamento domestico, emblematica è il sistema di riscaldamento domestico, la caldaia. Come funziona una caldaia? Scusate, ho sbagliato. È abbastanza, un sistema abbastanza complesso, che si traduce in bruciare un combustibile che arriva da una valvola gas. E la valvola gas manda gas al mixer, il mixer riceve aria dal ventilatore, arriva aria gas nel bruciatore e si va a ottenere quello che è la reazione di combustione. La reazione di combustione scalda l'acqua dello scambiatore e otteniamo l'acqua calda in casa. La temperatura dell'acqua è controllata da una scheda elettronica. La scheda elettronica manda il segnale alla valvola di quanto gas deve erogare. Quindi è tutto un sistema molto complesso,
che deve essere accuratamente controllato, in quanto comunque parliamo di sicurezza di gas e di infiammabilità. Quindi cos'è che fa SIT all'interno di questo grande schema? SIT si occupa di tutto quello che è gas all'interno di una caldaia, quindi la valvola, il ventilatore, la scheda elettronica che controlla tutto il sistema. Il portafoglio prodotti di SIT è vario. Ci occupiamo di, appunto, della produzione e progettazione di ventilatori, valvole gas, sistemi integrati, ventilatore, valvola, schede elettroniche, sensori e così via. Il mio laboratorio all'interno di SIT, quello che fa è validare e testare quelli che sono i prodotti progettati da i progettisti meccanici, elettronici, eccetera, e di validarne quindi la fattibilità. Quello che mi piace molto del mio ruolo in SIT è le diverse relazioni che ha il laboratorio e quindi la mia figura con tutte le altre entità di SIT, che possono essere, che sono davvero tantissime, tra cui i project leader, quindi coloro che introducono il nuovo progetto, i fornitori, perché noi ci affidiamo a un sacco di fornitori diversi a cui chiediamo materiali, componenti, servizi. Ai clienti stessi, perché c'è un continuo rapporto di richieste domanda, di feedback, customizzazione col cliente, con la produzione, perché comunque diamo appoggio e ci confrontiamo con le linee di produzione, il controllo qualità, sia per quanto riguarda i componenti, i materiali, i fornitori, quindi la qualità del servizio che viene fornito a SIT, l'affidabilità prodotto, l'acquisto nel momento in cui si vanno a valutare nuovi materiali e valutare nuovi fornitori, il marketing per quanto riguarda ad esempio lo studio della concorrenza, l'acquisizione di nuovi clienti all'interno di SIT. Quindi il laboratorio dal mio punto di vista ha un ruolo molto importante in tutto quello che è tutte le dinamiche di SIT, tantissime dinamiche di SIT. Ma cosa fa SIT? Abbiamo detto che SIT fa tutti questi prodotti. Questi prodotti dove finiscono? Questi prodotti vanno a far parte di quelle che sono alcune delle più importanti applicazioni a livello domestico, quindi caldaie, stufa pellet, caminetti, servizi per il cooking, inteso friggitrici industriali e così via. Lavoriamo con tantissimi clienti internazionali, di cui forse alcuni avete conoscete già, e insomma abbiamo un continuo confronto con loro, perché non vendiamo solo la valvola piuttosto che il ventilatore, ma vendiamo un sistema che deve adattarsi a quello che è il boiler, la caldaia, la stufa pellet del cliente. Quindi non ci limitiamo solo a fare test in laboratorio, ma cerchiamo anche di capire le esigenze e customizzare il prodotto al fine di ottenere il miglior risultato. La prospettiva futura di SIT non è banale, nel senso che sta partendo un progetto che a me sta particolarmente a cuore. Siamo già partiti, più che sta partendo, con l'idrogeno. Cos'è la rivoluzione idrogeno? Allora, noi sappiamo che il metano è un combustibile fossile che quando brucia produce CO2, che è un gas serra. Per evitare ciò si è passati si pensa di poter introdurre come combustibile l'idrogeno all'interno delle reti gas. L'idrogeno ha proprietà molto diverse dal gas naturale, tra cui il potere calorifico,
la densità ha un comportamento chimico completamente diverso e una dimensione della molecola completamente diversa. Questo porta all'insorgenza di una serie di diciamo problemi o questioni nuove da affrontare, come la compatibilità con i materiali, la presenza di perdite, perché essendo molto piccolo e avendo un range di infiammabilità molto più ampio del metano, quello che succede è che la possibilità di incorrere in situazioni pericolose è molto più grande. Quello che si deve andare a studiare e che SIT vuole studiare è tutto quello che riguarda questo nuovo combustibile, entrare a far parte di questo mondo. Stiamo già lavorando con diversi clienti, diverse organizzazioni che vanno a studiare quello che è la fiamma, la stabilità della fiamma, le emissioni, eccetera. Anche perché non bisogna mai scordare che ogni sistema è un sistema diverso e va adattato, nel senso, nel momento in cui io ho ideato quello che è un sistema idrogeno, questo probabilmente non andrà bene per tutti gli altri. SIT è sul pezzo, da questo punto di vista, la mission di SIT parla di questo, parlano di noi diverse testate e noi ci stiamo muovendo da questo punto di vista anche per un giorno, e si parla a breve, per i nuovi laboratori in cui saremo in grado di testare i prodotti con l'idrogeno, testare i nostri sistemi e continuare su questo filone. Il mio anno in SIT è stato molto, molto vario, molto interessante da un punto di vista della variabilità dei problemi che mi si sono che ho affrontato. In un solo anno di SIT io ho potuto avere a che fare con diversissime tematiche dal punto di vista del laboratorio, meccanici di tutti i tipi, compressione, azione di materiali diversissimi, studio di trattamenti termici alternativi, trattamenti termici sostitutivi, migliorativi di quelli che ci sono già, implementazione di diverse cost reduction nell'ottica di sostituzione di un materiale con un altro, quindi test atta a trovare un'alternativa a più basso costo. Introduzione di trattamenti superficiali nuovi su diversi componenti, componenti metallici e componenti polimerici, studio della compatibilità chimica di un sacco di diversi lubrificanti con altrettanto numero di elastomeri, studio degli standards, quindi delle normative vigenti e continuo allineamento con quelle che sono le richieste da un punto di vista normativo, e anche studio della concorrenza, che è una cosa che non affronti magari durante il tuo percorso di studi, sono tutte tematiche che uno non si aspetta magari di affrontare e che invece fanno parte della realtà aziendale. Con questo voglio dire che sono molto contenta di far parte anche solo da così poco di questa realtà e che è un percorso che a me continua a piacere e che consiglierei insomma a tutti. Ecco, io adesso lascerei la parola alla mia collega Sara con questo. Grazie. Grazie, Lisa. Aspetta che... Torniamo qua. Ok. Ok, scusate, qui si parte... Allora, ciao a tutti. Intanto volevo dirvi che sono molto contenta, orgogliosa ed emozionata
ad essere qui a parlarvi in questo momento sicuramente molto importante delle vostre vite. Allora, io sono Sara, ho 38 anni, ho alle spalle una lunga esperienza come project manager e project leader, infatti scrivo project manager per passione perché è un lavoro che, del quale mi sono innamorata e sono innamorata e credo che risponda un po' a quella che sono. E da un anno ho avuto l'opportunità di cambiare ruolo e quindi di fare un altro passetto in avanti e rivesto il ruolo in SIT di program manager da un anno. Vi illustro un po' il mio percorso. Io sono laureata in economia, quindi già questo vi dice, diciamo, per me è stato strano inserirmi in un ambiente di ricerca e sviluppo. Però devo dire, ne sono sicuramente molto felice. Poi, quando nel 2004 appunto mi sono laureata, non avevo le idee chiarissime, devo dire, di cosa avrei fatto da grande. E sono entrata nel 2004 dopo la laurea in un'azienda dove ho avuto modo, diciamo, di capire un po' quello che mi piaceva e quello che, diciamo, rispondeva un po' alla mia persona, a quello che mi piace fare. E subito dopo sono entrata in un'azienda di tipo metalmeccanico dove ho iniziato a lavorare su progetti. Quindi all'inizio ovviamente ero molto giovane ed inesperta, ho iniziato il mio percorso come project coordinator, appunto in un'azienda metalmeccanica nel settore dell'oil and gas. Da lì ho iniziato veramente a costruire le basi del mio sviluppo, a capire cosa sarei voluta diventare, a costruire le mie ambizioni e quant'altro. E sono rimasta in questa azienda per moltissimo tempo, sono rimasta per 12 anni e sono cresciuta molto, nel senso, appunto, da project coordinator sono passata alla vera e propria gestione dei progetti come project manager junior per poi assumere il ruolo di project manager. È un lavoro che mi è sempre piaciuto tantissimo perché comunque ti dà, a me, dà l'opportunità di vedere la stessa cosa sotto numerosi punti di vista e questa è una cosa che a me piace, mi piace riuscire a creare, a dare un valore nel mio ruolo e quindi io vedo il ruolo del gestore progetti come una persona che riesce a far sì che uno più uno non faccia due, ma faccia più di due, diciamo, no? E quindi il lavoro in team, creare la squadra, riuscire a rendere degli obiettivi condivisi tra tutto il team e realizzabili e quindi far sì anche che ci si creda, no? Un po'. E poi nel 2017 sono diventata mamma, ho scelto di diventare mamma. Questo, diciamo, l'ho scritto qui perché comunque è un evento importante della mia vita, ma non è che di per sé abbia condizionato il mio sviluppo lavorativo. Anzi, quando sono rientrata dalla maternità ho capito che avevo voglia comunque di fare qualcosa di nuovo, di mettermi in gioco, perché avevo, diciamo, un po' la paura di fermarmi, no? Ed essendo che comunque fare la mamma è un altro lavoro, avevo paura di defocalizzarmi da quello che fosse, da quello che era il mio sviluppo professionale. Pertanto ho deciso di rimettermi in gioco. E in questa decisione ho incontrato SIT, nel 2018, ricordo, diciamo, con piacere
il primo impatto, quindi veramente i primi colloqui, dove comunque ho incontrato delle persone che mi hanno colpita in maniera ovviamente molto positiva, altrimenti non sarei qui, ma anche in maniera molto forte. E mi hanno fatto trovare anche il coraggio e la spinta in più per fare questo cambiamento. E, per me è stato un grosso cambiamento, perché dopo 12 anni in azienda, diciamo, hai le tue abitudini, hai il tuo ruolo, il tuo ruolo è riconosciuto, pertanto diciamo non è stato facile. Sì, te l'ha reso facile, perché comunque ho iniziato nel 2018, metà del 2018, come project leader, quindi comunque come gestore progetti, e, progetti completamente diversi rispetto a quelli che gestivo prima, perché qui in SIT, come spiegava Elisa, prima si parla di uno sviluppo di un nuovo prodotto. E, quindi diciamo... Si parte veramente da zero, dall'idea, e per arrivare poi a un prodotto finito. E, molto, molto affascinante, molto, diciamo, anche complesso. E quindi per me significa anche la complessità fa sì che la sfida sia più grande e ci si debba mettere ancora più passione. E, quando ho fatto i colloqui mi si diceva qui in SIT avrai l'opportunità di crescere, avrai l'opportunità di vedere tante cose, no? E io in quel momento pensavo sì, ok, cioè sai quelle cose che ti senti magari dire spesso, alle quali dicevo bene, ci credo, ma anche no, non lo so. In realtà ho avuto la prova che ho fatto bene a fidarmi e a credere a queste parole, tanto che ad un anno di distanza dal mio inserimento mi è stata data un'opportunità e devo dire che la cosa ancora più bella di questa opportunità è che comunque mi è stata data l'opportunità di scegliere. Quindi mi è stata presentata la possibilità di diventare program manager, ma non è stata, diciamo, una forzatura. Ovviamente io ho accettato, super felice, e devo dire che da un anno e mezzo ricopro questo ruolo, dove chiaramente per me è un'altra sfida personale, perché è qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima. Di fatto in realtà è un'evoluzione rispetto a quello che ho fatto prima, e però questo ruolo è un ruolo che è stato creato in SIT un anno e mezzo fa, e quindi è stato costruito insieme. Quindi è stato costruito insieme alle persone che sono in SIT e alle persone che hanno voluto che questo ruolo ci fosse, che ne sentivano l'esigenza. Quindi diciamo è stato un percorso molto bello, molto sfidante, lo è tutt'oggi, molto sfidante. E, però ho sentito veramente che questo percorso di crescita fosse legato alla persona e non, cioè, a quello che la persona... che in questo caso io potevo dare all'azienda come contributo. Allora, vi voglio poi parlare di quello che è il ruolo, innanzitutto dell'arrivo in SIT, quindi un po' ve l'ho già accennato. Io sono entrata in SIT come elemento, diciamo, di cambiamento, tra virgolette, nel senso che non sono arrivata in SIT per... iniziare a lavorare come lavora SIT, ma in realtà sono stata vista come una persona che è arrivata in SIT e poteva contribuire allo sviluppo, al miglioramento in qualche modo, o a portare nuove idee, a portare nuovi metodi. E quando tu entri in un ambiente con questo presupposto, diciamo che è molto facile trovare delle resistenze. È fisiologico.
Questa era una delle mie titubanze, no? Quando sono entrata ero un po' spaventata da quella che poteva essere la reazione. In realtà ho trovato un ambiente molto, molto, molto accogliente. Io all'interno dell'R&D, ma all'interno dell'azienda in generale, ma chiaramente all'interno dell'R&D mi sono trovata subito benissimo, subito accolta. E subito e ho capito subito che c'era da parte di tutti un'apertura ad accettare tutto ciò che veniva di nuovo e da fuori, e c'è stata molta disponibilità anche ad insegnarmi, a guidarmi su quello che poi è il lavoro di SIT. E oltre appunto all'ambiente, al metodo, quello che ho scritto qui, chiaramente quello che vi ho detto prima, anche l'opportunità che io ho sentito legata a Sara, cioè fatta su misura per Sara e non buttata lì. E quindi è una cosa sicuramente che apprezzo e che devo dire è raro trovare, nel senso molto spesso sono parole, in questo caso non sono state solo parole. Vi volevo raccontare poi quello che è il ruolo del project leader in SIT. Quindi il project leader è inserito all'interno della ricerca e sviluppo, e quindi sicuramente in SIT il project leader è un ruolo di tipo tecnico, perché ci vogliono delle conoscenze, delle competenze anche di tipo tecnico per essere bravi a prendere delle decisioni giuste e anche a guidare il team nello sviluppo del prodotto. Ci vuole impegno, ci vuole passione, perché sicuramente non è un lavoro banale, ma credo che nessuno di noi voglia fare un lavoro banale, se non sareste qui. Bisogna saper comunicare, bisogna saper tradurre quello che ti dice una persona e quello che hai bisogno di dire all'altra persona. Ci vuole anche un po' di leadership, bisogna crederci, e quindi nel momento in cui ci credi ritengo che poi la gente ti segua e ti prenda anche un po' come esempio. Quello che è il ruolo di program manager diciamo non è così distante dal ruolo di gestore progetti, però diciamo che ha un punto di osservazione un pochino più distaccata, no? Cioè non c'è un overview generale su tutto quello che sono i progetti e su quelli che sono e di come questi progetti poi si sposano con quella che è la strategia aziendale e la missione, la visione dell'azienda. Il program manager è un elemento di cambiamento, nel senso che il mio ruolo oggi è quello di riuscire a, attraverso l'osservazione sui processi e sulle dinamiche, vedere come queste possano migliorare. E quindi cercare di contribuire proprio alla creazione di delle chiamiamole procedure, ma comunque e anche dei metodi di lavoro che facciano sì che si possa lavorare in maniera più efficiente. E c'è bisogno di comprensione, c'è bisogno di collaborazione, perché anche questo, come il lavoro del project leader, è un lavoro che se sei da solo non si va da nessuna parte, c'è bisogno del contributo di tutti, e ottenere il contributo di tutti vuol dire saper ascoltare e cogliere le cose. Poi ho scritto mentoring perché comunque parte del mio lavoro è quello di aiutare e supportare i vari project leader nello svolgimento del loro lavoro, quindi vuol dire riuscire a dar loro gli strumenti che a loro servono, riuscire a consigliarli a volte se questo è necessario e a guidarli un po' su quello che è la loro operatività quotidiana, perché poi tutti i giorni c'è un nuovo problemino da risolvere e lo si risolve sempre, quindi ogni giorno c'è una piccola sfida. Si vince la sfida normalmente, alle volte può anche capitare di non vincerla, ma si va avanti e
si cresce tutti i giorni. Per questo c'è quella freccetta che va su, perché proprio io lo vedo come un lavoro dove tutti insieme si costruisce qualcosa di migliore. Ecco. Io avrei finito, non so, forse sono stata troppo veloce. Grazie, Sara. E niente, spero che... Spero un'altra cosa che volevo dire, allacciandomi un po' all'introduzione che si faceva prima sul fatto dell'essere donna in questo tipo di ambiente, magari diciamo maschile, è il fatto che io questa cosa non l'ho mai percepita. Cioè, quella non è una differenza, cioè siamo noi le persone e tutto quello che siamo, non il fatto di essere uomini o donne che fa la differenza. Quindi questa è una cosa in cui io credo ed è una cosa che... Cioè, ho percepito, o meglio, non ho mai percepito niente di diverso e quindi a maggior ragione è così e credo sia giusto così, ecco. Grazie Sara, grazie mille. Io lascerei a voi la parola, nel senso che ci piaceva anche rendere questa occasione un po' più interattiva, per cui se ci sono domande, se ci sono delle curiosità per Elisa e per Sara, siamo qui e riusciamo a rispondervi. Attendiamo qualche minuto, se c'è qualche curiosità. Ovviamente riprendo il tema che diceva Sara sulla differenza. In SIT non ci sono differenze tra uomini e donne, ci sono differenze tra ruoli e competenze che ti portano e portano chi ricopre il ruolo e chi ha determinate competenze su percorsi professionali diversi, come avete visto quello di Elisa, molto più tecnico, con un bel contributo sulla sfida, sulle sfide quotidiane di SIT e in preparazione per un futuro sempre più ambizioso in termini di risultati, e ruoli come quello di Sara, più dedicati alla gestione e a, diciamo, alla visione trasversale e più manageriale delle progettualità future. Io diamo ancora qualche minuto, poi magari ripassiamo la parola a Michele, e anche perché in questa fase non vedo domande, non vedo curiosità. Come vi dicevo ieri, per chi di voi ha seguito anche il nostro webinar ieri, contattateci per inviarci i vostri CV. Siamo alla ricerca di diverse posizioni all'interno dell'R&D, ma anche all'interno di altre aree dell'azienda che accolgono quasi quotidianamente figure provenienti dalle discipline STEM, a prescindere dal fatto che siano uomini e donne, ecco, valorizzando il loro percorso universitario, valorizzando la loro motivazione. E io vi lascio il mio contatto, io sono libera, potete mandare il CV anche direttamente a me, l.insalata@sitgroup.it. Tutto questo, io direi non ci sono domande, a questo punto lascio la parola a Michele. Grazie per essere venuti anche così numerosi. A presto. Perfetto, se io di solito faccio un po' il battitore in questi casi, quindi se ci sono eventuali comunque domande. Anche su aspetti più, diciamo, personali, non so se Elisa, Sara, volete condividere effettivamente qualcosa che non sia poi ovviamente troppo personale, però qua c'è arrivata una domanda, credo, in chat, poi se volete leggerla però in inglese. Effettivamente se si può andare un po' più nel personale, quindi condividere qualche esperienza, qualche aspetto anche lato vostro che avete trovato comunque nel momento di inserimento, Potete condividerlo comunque se vi va, piuttosto di rimanere più sul generico. Ditemi voi, nel frattempo non so se avete letto la domanda, se volete leggerla direttamente anche per mettere a conoscenza tutte le persone che stanno... Yes. It's an international student, so
she are asking about she has a degree in management engineer in Italy, and yes, you can apply. She's asking, can I apply for a job in this company? Yes, you can. You can send me your CV as I share with you. And my email is, I'm going to write my email in the chat. So, You can send me your CV as your colleague in this webinar. Ok. Se controllo anche molto velocemente direttamente su LinkedIn, nel frattempo Maurizio saluta da LinkedIn, quindi da un buongiorno a tutti quanti. Teniamo ancora qualche secondo e se non dovessero arrivare ulteriori... Ok, ce ne sono due. Quando si fa il battitore poi arrivano tutti in una volta, quindi ce n'è una nella sezione domande e risposte e un'altra in chat. Quindi mi muto un attimo e vi lascio... Ok, provo a leggere quella in DR. La società è alla ricerca di sole figure tecniche, sono laureato in giurisprudenza, ho conseguito un master per giuristi d'impresa. No, non sono figure tecniche, quindi ti consiglio di girarmi il curriculum così come ho fatto con la tua collega prima. E, ovviamente poi la tua laurea può avere un diverso genere di sviluppo all'interno dell'azienda, no? Abbiamo posizioni in HR, abbiamo posizioni nel legal, per cui lo sviluppo all'interno dell'azienda varia rispetto alle figure STEM. C'è una domanda anonima nella sezione Q&A che non so se avete già letto sul fatto di opportunità di crescita o di percorsi professionali che potrebbe avere una laureata o laureanda comunque in ingegneria gestionale. Sì. Allora, rispondo sempre io. La laurea in ingegneria gestionale è una laurea che ha un certo tipo di versatilità in un'azienda come la nostra. È sovrapponibile a ruoli più gestionali, quindi a ruoli che nascono come coordinatori o project leader o che hanno comunque una matrice gestionale, così come ruoli un po' più tecnici da analista in diversi dipartimenti, quindi una laurea in ingegneria gestionale può essere spendibile in area industrial così come in area vendita e in area marketing anche. Per cui direi che tutto all'inizio dipende da una propria motivazione e da un proprio orientamento particolare che a contatto con le esigenze dell'azienda e con diciamo la nostra valutazione anche in base a come e perché la persona potrebbe funzionare meglio in una o nell'altra area, andiamo a canalizzare e a veicolare supportando la persona all'interno del percorso di crescita in sito. C'è un'altra domanda. Nella divisione marketing, che titolo di studi richiedete? Noi abbiamo un marketing oggi prevalentemente di prodotto, ci stiamo preparando anche per
mettere in piedi un marketing un po' più relativo alla comunicazione e alla parte un po' più soft del marketing. Quali profili? Profili laureati in economia, laureati in ingegneria gestionale, i profili tecnici anche laureati in meccanica piuttosto che elettronica, con una particolare predisposizione al marketing di prodotto. Generalmente la nostra area di sviluppo talenti è comunque l'R&D, per cui oggi le persone che si trovano nel marketing vengono o da altre esperienze di marketing in altre aziende, quindi cresciuti nel marketing di altre aziende, oppure con un percorso di crescita che passa attraverso il prodotto e li vede approdare nel marketing, che comunque è un'area oggi forte per il focus sul prodotto. Michele, non so se ci sono altre domande o se me le ho controllato velocemente su LinkedIn per vedere se c'era qualche domanda. Ci sono più che altro diversi apprezzamenti. C'è un'altra domanda credo che sia sempre la stessa persona, anche se anonima. Assolutamente sì, accettiamo anche laurea in comunicazione, anche in questo periodo ci sono due posizioni aperte, ovviamente i neolaureati e le neolaureate iniziano da uno stage in questa fase, però con prospettive all'interno dell'azienda, quindi assolutamente sì, accettiamo anche laureati in comunicazione, laureati in psicologia, laureati in lettere, dipende dai ruoli. Il direttore del personale è una donna, e quindi un altro bel esempio di investimento sulle competenze, che nasce da discipline. Lei è laureata in filosofia e oggi è il direttore global, il direttore HR global, per cui non solo bei percorsi per i laureati STEM, ma anche bei percorsi per i laureati in altre discipline. Con anche delle prospettive di crescita importanti. Questo è un messaggio, mi auguro, spero molto importante per tutte le persone che ci stanno seguendo, ancora di più per tutte le persone che possono essere effettivamente interessate comunque a una realtà come quella di SIT Group SPA e che magari sono sempre un po' titubanti nel dire magari non ho il titolo in linea, magari non accettano il mio CV, quando invece effettivamente le opportunità anche per più titoli sono spesso comunque aperte. Quindi ancora una volta rinnovo l'opportunità di andare a visitare quella che è la loro pagina su Lavora con noi, piuttosto che la loro pagina Career, o anche attraverso la pagina aziendale sul portale della Digital Recruiting Week. A questo punto io ringrazio Elisa e Sara per quella che è stata la condivisione della vostra storia e per la presenza qui oggi durante il Girls Day. Ancora grazie Libera per la risposta alle domande e comunque aver fatto un po' da cappello, da collante per quanto riguarda l'azienda. Auguro a tutti un buon proseguo di Digital Recruiting Week e speriamo di rivederci presto. Oggi pomeriggio, tra l'altro, un appuntamento che mi sento di pubblicizzare in modo molto sentito, che è quella della condivisione di dati sul gender gap nel mondo STEM, ma non solo, nel mondo del lavoro, che abbiamo portato avanti durante questa settimana con Startup Consulting e che la mia collega Olimpia esporrà durante il webinar dedicato alle 5. Quindi prima di salutarvi, qui Marcella... un'ultima domanda al volo. Allora, ho condiviso la mia mail e in questo gruppo, so che in questo momento siete 14, libera.insalata@citygruppo.it. Ci tengo a ricevere i vostri CV, sia perché la giornata è dedicata alle donne e siamo particolarmente attenti a questo tema, e sia perché le possibilità all'interno dell'azienda sono tante, quindi... So please make an application. Perfetto. Io saluto tutti quanti. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille Elisa, grazie Sara, grazie Libera. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao.